Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere altri tre test d'ingresso all'università, disciplina fisica. Come sempre voi ricordatevi di iscrivervi al mio canale, così da rimanere aggiornati lasciate un mi piace e commentate. Ecco, il primo test è il seguente. Un tubo verticale di un centimetro quadrato di sezione è collocato alla sola apertura praticata nella parete superiore di un recipiente pieno d'acqua alto mezzo metro, sapendo che il recipiente si rompe quando la differenza fra la pressione interna ed esterna raggiunge il valore di 20 N per centimetro quadrato, circa 2 atmosfere. Quanta acqua si deve versare nel tubo per rompere il recipiente? E qui avete le 5 alternative, circa 1 litro, 2, 3, 4, 10. Allora, essenzialmente ho pensato di risolvere il quesito pensando in che termini. Dunque, la rottura avviene quando la differenza di pressione tra interno ed esterno, quindi interno del recipiente ed esterno del recipiente, raggiunge il valore di 20 N per centimetro quadrato. Ho pensato quindi alla differenza di pressione che ho indicato con delta P, pari a 20 N su centimetro quadrato. Mi chiedo cosa può causare questa differenza di pressione. Questa differenza di pressione può essere causata da una forza premente verso l'interno del recipiente, quello di qui disegnato in rosso. Questa forza premente è pari alla forza peso della quantità di acqua che si va aggiungere nel tubo azzurro, quello esterno che ho disegnato qui in azzurro. Quindi sono andato a esprimere la differenza di pressione, che di per sé è una pressione, come un rapporto tra una forza e una superficie. La forza, forza peso, si può esprimere come massa per accelerazione di gravità. Quindi da qui posso andare a ricavare la massa del liquido, quindi quanto liquido devo versare, quanta acqua, affinché vi sia una determinata forza peso che procuri sulla superficie di un centimetro quadrato la differenza di pressione voluta. Vado quindi a esprimere la forza, vado a ragionare in termini di forza come prodotto tra la differenza di pressione e la superficie. La forza è pari a massa per gravità, come dicevo, la forza peso. La massa quindi richiesta, lavoro su questa semplice equazione, qui vedete già i passaggi, è pari a differenza di pressione per superficie, il tutto diviso la gravità. Andando a sostituire i valori, i calcoli sono piuttosto semplici, si ottiene un valore di circa 2 kg. Circa 2 kg d'acqua, siamo in termini di 2 litri, 2 decimetri cubi. L'alternativa corretta quindi è la B. Il prossimo quesito è pressoché teorico. È il seguente: dice due recipienti aventi forma diversa contengono però lo stesso liquido che occupa lo stesso volume. Cosa possiamo affermare? Le pressioni sul fondo dei recipienti sono uguali in quanto si tratta dello stesso liquido che occupa lo stesso volume. Le forze esercitate dal liquido sulla base dei recipienti sono uguali in quanto si tratta di stesso liquido con stesso volume. Il peso del liquido contenuto è uguale in quanto il liquido ha lo stesso peso specifico, lo stesso volume. Se è vera la prima risposta, deve essere sempre vera anche la seconda e viceversa, qualunque sia la forma dei recipienti. Se è vera la terza risposta, quella relativa al peso, deve essere vera anche la prima e viceversa, qualunque sia la forma dei recipienti. Allora, di per sé ragioniamo sul fatto che si tratta dello stesso liquido. Stesso liquido significa stessa densità, quindi liquido che si trova alle medesime condizioni. Stessa densità e stesso peso specifico. Liquido che ha la quindi si tratta dello stesso liquido con, quindi pensiamo a due liquidi in due recipienti con la medesima densità che occupano il medesimo volume. Ora, la densità è il rapporto tra la massa e il volume. Sicuramente, quindi da qui possiamo ricavare che la massa è uguale in entrambi i recipienti, essendo la massa pari al prodotto tra densità e volume, quindi densità come rapporto tra massa e volume, massa densità per volume. Hanno lo stesso, quindi stesso liquido, stessa densità, stesso volume, medesima massa. Medesima massa e quindi medesimo peso.
L'alternativa corretta è chiaramente la C, il peso del liquido nei due recipienti è il medesimo, abbiamo lo stesso peso specifico e lo stesso volume. Il terzo quesito che vi propongo ha a che fare, ci porta a pensare all'unità di misura. L'unità di misura del lavoro nel sistema MKS qual è? Abbiamo le 5 alternative, erg, newton, watt, cavallo, vapore, oppure nessuna di queste è corretta. Al di là di questo sistema, ormai si adotta il sistema internazionale, questo è datato tra la fine 800, inizio 900, cerchiamo di ragionare in termini di lavoro e guardare le unità di misura che ci vengono proposte. In newton sappiamo anche oggi essere l'unità di misura per la forza, il watt per la potenza. Se ragioniamo in termini di cavallo-vapore, anche qui in termini di potenza, in un sistema che non è quello internazionale, l'erg invece a sua volta, ecco, è l'unità di misura del lavoro, ma non è l'unità di misura nel sistema MKS, ma nel sistema CGS, sistema che anche questo noi utilizziamo poco. Di per sé nessuna di queste alternative è corretta. Nel sistema MKS ci aspettiamo che il lavoro, così come l'energia, sia espresso in joule, come nel sistema internazionale. L'alternativa corretta quindi è la E. Detto questo, direi che posso concludere questo video. Vi rivolgo un saluto e ovviamente vi do appuntamento al prossimo video.